Con un seminario sul colore inizia il percorso di confronto con gli ordini professionali, le imprese, la cittadinanza e organizzazioni a vario titolo interessate sul decoro urbano della città dell'Aquila. Così il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi annuncia il primo di una serie di corsi di formazione su architettura e cultura. L'appuntamento di lancio è sul tema architettura e cultura del colore e si svolgerà venerdì 15 marzo nella sala convegni dell'ANCE. Sarà il primo di una serie di appuntamenti che vuole promuovere il comune per approfondire temi e strategie all'interno di un approfondimento sul futuro urbanistico e architettonico del territorio. Sono previsti gli interventi dopo il saluto del sindaco e della sovrintendente Alessandra Vittorini, dell'onorevole già assessore all'urbanistica del Comune dell'Aquila Luigi Deramo e del dirigente del settore rigenerazione urbana dell'ente Domenico De Nardis. Ci saranno poi altri esperti che parleranno dell'argomento: Pietro Zennaro dell'Università UAV di Venezia, Barbara Tomasoni, presidente della categoria Restauratori, Associazione Artigiani di Trento, Fabio Campolongo, funzionario della Sovrintendenza Beni Culturali di Trento, Filippo Lembo dell'Università della Basilicata, Giulia Muro, architetto, Antonio Romano, Head of Strategic Store Design, Daniela Esposito, direttrice della Scuola di Specializzazione di Beni Architettonici e del Paesaggio dell'Università di Architettura di Roma Valle Giulia, Clementina Petrocco, direttrice del Centro di Psicologia e Psicoterapia dell'Aquila, Leonardo Pelagatti, Color Consulent della Cromology Italia. L'evento è promosso dal Comune in collaborazione con il MIBAC e con gli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia dell'Aquila, ma anche con l'ANCE, i collegi dei geometri, dei periti industriali della provincia e l'ordine degli psicologi.